La men squadra basket Arezzo vede sfumare la vittoria nei secondi finali sul campo del Costone Siena, mettendo così fine alla striscia vincente di 5 successi consecutivi. Gli Amaranto, dopo un break iniziale a favore dei padroni di casa, recuperano punto su punto e chiudono il primo quarto sotto di 16-12. Giommetti fa la voce grossa sotto i tabelloni, così si innesca una partita che scorrerà sui piani dell'equilibrio fino alla fine. All'intervallo lungo è 31-30 per il Costone, che poi tiene qualche minima lunghezza di vantaggio anche al rientro dagli spogliatoi, trovandosi al trentesimo sul 48-45. Il finale di gara si preannuncia così caldo, l'Amen riesce a mettere la testa avanti con un gioco da tre punti di Kirlis e un canestro di Giommetti. Dall'altra parte però prima Panichi e poi Tognazzi dalla lunga distanza vanificano il più 3 conquistato dagli Amaranto con un libero di Dolfi. Con 36 secondi da giocare e palla in mano, l'Amen perde il possesso che vale l'incontro con Leonardo Chiti, che ruba palla a metà campo e si invola verso il canestro retino, segnando i due punti che di fatto chiudono il match. L'Amen è frettolosa nel cercare la via del canestro, così la Vismederi ha gioco facile nel controllare il rimbalzo e portare a casa un successo certificato da due punti di Tognazzi allo scadere. 82-58 il punteggio finale che fa giuire i senesi. L'Amen invece recrimina sui propri errori e sulla capacità di dare una doppia dimensione al proprio attacco, dove i punti dentro l'area pitturata non sono stati bilanciati dai canestri da fuori. Una sola tripla in tutta la partita, realizzata da Dolfi, tra l'altro nel primo quarto di gioco, ha permesso alla difesa di casa di chiudersi e portare a casa una vittoria preziosa. Per la SBA adesso si prospetta una settimana dove recuperare al meglio i giocatori in condizioni fisiche non ottimali, in vista della sfida alla capolista Prato, che domenica sarà di scena al Palasport Estara.